torna per il secondo anno consecutivo alla cena in rosa, per sostenere la lotta al tumore al seno. È un'iniziativa promossa dall'associazione Noi in Rosa e che il comune di Pellezzano ha dal primo momento sostenuto. Solitamente il comune di Pellezzano è sempre sensibile a queste iniziative di solidarietà, soprattutto quando si parla di malattia, di salute, e quindi non poteva esimersi dal sostenere anche la cena in rosa. Quest'anno la cena cambierà location, sarà ospitata presso un'altra struttura del comune di Pellezzano, che è Casa di Anna, e avrà come partner anche l'azienda IASA, che opera sul territorio del comune di Pellezzano. Che dire, vi aspettiamo il 6 settembre alle ore 20:30 presso Casa di Anna per stare insieme e condividere non solo momenti di convivialità, ma anche di beneficenza. La nostra struttura, è stata sempre molto diretta a queste opere a queste opere benefiche. Quest'anno per la prima volta invece ospitiamo questa associazione che si occupa proprio della ricerca sul cancro e penso di interpretare sia il pensiero mio che quello del mio socio, lo chef Alessandro Garofalo, e abbiamo aperto le porte a questa iniziativa che ci è sembrata doverosa. Sul territorio noi siamo sempre molto sensibili a queste iniziative e che non sia finalizzata solo ad una cena e soltanto a un momento di convivio. Secondo me è importante proprio perché questa azienda a Casa di Anna è rappresentata anche da me di genere femminile. Credo che sia importante lasciare un messaggio univoco e che sia riverberato per 365 giorni. Sì, io credo che sia importante, la nostra azienda non si tira mai indietro di fronte quando si parla di territorio e quando si parla di solidarietà. Diventa particolarmente importante in questo momento sia perché è un momento di difficoltà globale e quindi queste iniziative spesso vengono trascurate e soprattutto perché oggi tutta l'attenzione è focalizzata verso il periodo che abbiamo passato per il Covid, eccetera, eccetera, e magari vengono trascurate certe malattie che sono sempre più presenti e quindi siamo contenti di partecipare a questa iniziativa ancora di più oggi.